Call is now being recorded. Allora, buongiorno a tutti. Oggi 23 luglio 2020. Apriamo la seduta del Consiglio della Quarta Circoscrizione e chiedo alla signora Baistrone di richiamare l'appello. Presidente Moncada, consigliere Buccola, Presenta. consigliere Buonpasso, Presenta. consigliere Dentici, consigliere Di Vincenti, Presente. consigliere Lupo, consigliere Ruggero, Presente. consigliere Schiera, Presente. consigliere Sinopoli, Presente. consigliere Tuzzolino. Presente. Consigliere Lupo è presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presenti e 2 assenti. Allora, nominiamo gli scrutatori nel consigliere Lupo, Ruggero e Tuttolino. Ci sono verbali da Sì. leggere, signor Bassano? Allora, andiamo alla lettura dei verbali. Grazie. Attimo, perché mi sono persa. Consigliere Di Vincenti, chiudi il microfono, per favore. Verbale del 21 luglio 2020. L'anno 2020. Il giorno 21 del mese di luglio in Palermo si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 e ai sensi delle circolari numero 8, 10 e 11 dell'Assessorato delle Autonomie Locali Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, avviso mail del 26 giugno 2020 e ordine del giorno integrativo, mail del 10 luglio 2020, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Presiede la seduta il presidente Silvio Moncada, partecipa in qualità di segretario di istruttore amministrativo signora Maria Enza Bastone. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello, al termine del quale risultano assenti i consiglieri Buccola, Dentici e Lupo. Il presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:31 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori consiglieri Sinopoli, Buonpasso e Ruggero. Alle ore 9:33 entra in videoconferenza il consigliere Buccola. Presidente invita il segretario a dare lettura del verbale della seduta del 20 luglio ultimo scorso. Ultimata la lettura, il presidente prosegue con le mozioni iscritte al punto 5 dell'ordine del giorno e chiede al consigliere Tuzzolino se si può discutere la mozione iscritta al quinto punto lettera B. Il consigliere Tuzzolino chiede di trattarla nella prossima seduta. Presidente, invita il segretario a dare lettura della mozione lettera D, avente ad oggetto collegamento caditoio alla rete fognaria centrale di via Demetrio Camarda, Rodolo Pollo 379/Regit, a firma del consigliere Buccola. Consigliere Buccola espone la mozione facendo presente che a seguito dell'attività di pulizia delle caditoie, i tecnici... Scusate, devo chiudere la porta. Consigliere Buccola espone la mozione facendo presente che a seguito dell'attività di pulizia delle caditoie, i tecnici hanno riscontrato che queste non sono collegate alla rete fognaria centrale. Pertanto, con le forti piogge che ultimamente cadono, copiose, si creano dei fiumi in piena.
Alle ore 9.33 entra in videoconferenza il consigliere Dentici. Presidente, chiedo al consigliere se ha certezza che le caduttoie non sono realmente collegate e il perché di tale inconveniente. Consigliere Buccola riferisce di averla appreso dal geometra Facella, anzi gli operai che hanno seguito la pulizia dovevano relazionare in merito direttamente all'ANAP. Consigliere Di Vincenti sostiene quanto sia assurdo che ad oggi alcune caduttoie non sono collegate. Ricorda di averne parlato con il collega e seppur non presente a sopralluogo, confida in quanto riscontrato ed anticipa il suo voto favorevole. Consigliere Schiera non può che essere d'accordo all'approvazione della mozione, soprattutto dopo quello che è successo nei giorni scorsi. Quindi ampliare e sistemare la rete fognaria della città deve essere una priorità. Alle ore 9.46 entra in videoconferenza il consigliere Lupo. Consigliere Ruggero, mai più attuale di oggi la mozione presentata dal consigliere Buccola. Nonostante l'azienda ANAP, molto scrupolosa ed attenta nei suoi interventi, non comprende come mai queste caduttoie non siano state collegate alla rete fognaria centrale. Favorevole alla mozione. Consigliere Sinopoli, favorevole alla mozione ed auspica che quanto prima l'AMAP si adoperi per risolvere il problema. Consigliere Lupo ringrazia il collega Buccola per aver presentato la mozione e spera che trattasi di un problema isolato, che non vi siano altre situazioni simili. Consigliere Dentici esprime il suo voto favorevole. È assurdo pensare che la caduttoia non sia collegata alla rete fognaria e non esclude che possa trattarsi di un caso isolato. Auspica pertanto che l'azienda RAP si attivi al più presto per la pulizia delle caduttoie in modo tale da agevolare il lavoro dell'azienda ANAP. Consigliere Bompas è d'accordo con i colleghi e voterà favorevolmente. Presidente, rappresenta che la questione era stata affrontata tempo fa con il geometra Facella. Ipotizza che la zona potrebbe essere stata urbanizzata dopo la costruzione dei palazzi e chi ha realizzato l'opera non ha collegato le caduttoie. Pertanto, non essendo collegate, l'acqua piovana si riversa sul terreno provocando alluvioni. Annuncio il suo voto favorevole. Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione per appello nominale la mozione de quo, il cui esito è il seguente. Presente votanti 10, assenti 0, favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0. La mozione, lettera D del punto 5 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto collegamento caduttoie alla rete fognaria centrale via Demetrio Comarda, a firma del consigliere Buccola, viene approvata all'unanimità dei presenti. Alle ore 10.05, consigliere Tuzzolino lascia l'aula. Alle ore 10.06 il Presidente sospende la seduta. Alla ripresa dei lavori alle ore 10.16, a seguito di appello nominale, risultano assenti i consiglieri Buccola, Bompas, Schiera e Tuzzolino. Presidente procede con le comunicazioni e cede la parola al consigliere Ruggero. Consigliere Ruggero fa presente che alcuni cittadini hanno riferito che nei pressi del canalone di Bocca di Falco e dintorni hanno notato degli operai che sostengono di essere stati incaricati dalla regione ad effettuare lavori di copertura dello stesso e chiede al presidente se è veritiero e se si può informare. Il presidente riferisce di averne notizie e sicuramente saranno i 30 metri di copertura che consentirebbero a fare la rotatoria Bocca di Falco e il senso unico che migliorerebbe la viabilità del territorio. Alle ore 10.28 esce il consigliere Lupo. Alle ore 10.32 il presidente dichiara chiusa la seduta. Grazie, signor Bello. Quella di ieri pure c'è Sì, è Gaetano? pure pronto. Ok, grazie. Verbale della seduta del 22 luglio 2020. L'anno 2020, il giorno 22 del mese di luglio, in Palermo si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020.
2020 e dei sensi delle circolari numero 8, 10 e 11 dell'Assessorato delle Autonomie Locali, Regione Siciliana, nonché dalla disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo e con avviso mail del 26 giugno 2020 e ordine del giorno integrativo mail del 10 luglio 2020, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie regolamentari per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Presiede la seduta il presidente Silvio Montada. Partecipa in qualità di segretario l'istruttore amministrativo signora Manienza Bastone. Il segretario, su invito del presidente, procede all'appello, al termine del quale risultano assenti i consiglieri Di Vincenti e Lupo. Presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:40 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori consiglieri Buccola, Bompas e Ruggero. Prosegue con le mozioni iscritte al quinto punto dell'ordine del giorno. Invito il segretario a dare lettura della mozione lettera B, avente per oggetto disinfestazione cassonetti, raccolta rifiuti in quarta circoscrizione, protocollo 353. Reginta, firma del consigliere Tuzzolino. Il consigliere Tuzzolino illustra la mozione, sostenendo che mozioni del genere non dovrebbero mai essere presentate, in quanto la pulizia e sanificazione dei cassonetti dovrebbe rientrare nell'ordinaria amministrazione dell'azienda preposta a ciò. Invece la richiesta è stata avanzata proprio dai cittadini. Il presidente sostiene che trattasi di una mozione diversa dalle solite, perché pone l'accento su un problema molto sentito dalla cittadinanza. Consigliere Denti, c'è una mozione diversa da quella trattata abitualmente, in quanto si sta trattando un tema molto importante che riguarda la salvaguardia della salute dei cittadini. Sostiene che la RAP non ha programmato nessun intervento per igienizzare e sanificare i cassonetti. Il suo voto sarà favorevole. Alle ore 9:53 entra in videoconferenza il consigliere Lupo. Consigliere Bompas anticipa il suo voto favorevole ed aggiunge che il problema della pulizia cassonetti esiste in tutta la città. Il comune è stato inerme nonostante le numerose richieste avanzate, ma nulla è stato fatto se non qualche sporadico intervento. Consigliere Ruggero chiede se può essere riletta la mozione. Ultimata la lettura, anticipa il suo voto favorevole e sostiene che il problema sanificazione cassonetti esiste da sempre perché non c'è una programmazione in tal senso. Consigliere Lupo concorda con quanto detto dai colleghi, fa presente che bisogna chiedere alla RAP se nel contratto di servizio è prevista la sanificazione e disinfestazione dei cassonetti. È favorevole alla mozione. Consigliere Buccola si associa a quanto detto dai colleghi. È favorevole all'approvazione della mozione in quanto la disinfestazione dovrebbe essere una priorità. Consigliere Schiera è favorevole alla mozione e si associa a quanto detto dai colleghi. Presidente, la mozione pone l'accento su un problema molto a cuore ai cittadini. La causa dei cattivi odori è da rinvenire nella mancanza di controllo da parte degli organi preposti, in primis i vigili urbani e poi nella cattiva abitudine degli esercenti attività commerciali di confluire nei cassonetti di tutto e di più. È favorevole alla disinfestazione mensile dei cassonetti, ma fa presente che i cassonetti sono obsoleti, pertanto l'azienda dovrebbe attivarsi per comprarne dei nuovi e sostituirli. Annuncia il suo voto favorevole. Esaurito il dibattito, il Presidente pone in votazione per appello nominale la mozione di De Quo, il cui esito è il seguente. Presente votanti 9, assenti 1, consigliere Di Vincenti, favorevoli 9, astenuti 0, contrari 0. La mozione, lettera B del punto 5 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto disinfestazione cassonetti, raccolta rifiuti in quarta circoscrizione, protocollo 353 Reginta, firma del consigliere Tuzzolino, viene approvata all'unanimità dei presenti. Alle ore 10 e 11 il Presidente sospende la seduta. Alla ripresa dei lavori alle ore 10:26, a seguito di appello nominale, risultano assenti i consiglieri Buccola, Bompas, Dentici e Vincenti. Il Presidente procede con le comunicazioni. Consigliere Lupo, rivolgendosi al consigliere Ruggero, nella qualità di portavoce presso l'assessorato in merito all'avvio del decentramento, propone di occupare simbolicamente da domani e ad oltranza l'assessorato agli enti locali,
perché ad oggi non si sa nulla in merito. Consigliere Ruggero si scusa per non essere potuto andare in assessorato per problemi personali, ma alla fine della seduta cercherà di fissare un appuntamento con la dottoressa Rizza. Consigliere Sinopoli comunica che è stato fatto il disservizio in via Domenico Russo e domani proseguiranno con via Cesare Terramoto, ma evidenzia che il vero problema è la mancata illuminazione. Chiede pertanto notizie in merito. Presidente comunica che il 15 luglio ultimo scorso ha inviato una mail all'azienda del gas, ma ad oggi inevasa, tranne quella precedente dove comunicavano un grosso guasto e che erano in attesa del nulla osta da parte dell'amministrazione per l'acquisto del pezzo mancante. Consigliere Tuzzolino lamenta ancora una volta il rilento dell'avvio del decentramento ed espone brevemente il iter procedurale. Sostiene che occorre andare dal sindaco, assessore e segretario generale. Il presidente non ha notizie al riguardo, ma poiché l'amministrazione ha risposto, adesso spetta all'assessorato ente locale pronunciarsi, anche se la lettera non è stata indirizzata ai consigli di circoscrizione. Attende pertanto notizie dal consigliere Ruggero. Alle ore 10:42 il Presidente dichiara chiusa la seduta. Signora Bastone, io non l'ho voluta interrompere prima, vabbè, ora che ha finito, volevo soltanto fare una correzione. Allora, io sulla mia dichiarazione avevo detto soltanto che se nel contratto di servizio della RAP era inclusa la programmazione, cioè ogni quanto tempo devono essere disinfestati i cassonetti. Invece lei, tutt'altra cosa, che io chiedevo se nel contratto di servizio era inserita E quindi la... Io chiedevo se cioè, la RAP nel contratto di servizio era specifico, se è specificato ogni quanto tempo devono essere puliti o disinfestati i cassonetti. Questa è la mia correzione. ok, va bene, fatto. Signor Bancione, se il consigliere Ruggero non ha novità in riferimento alla riunione, all'appuntamento che ha fissato presso l'assessorato regionale degli enti locali, procediamo allo scorrimento delle mozioni. Sì, vicepresidente, posso? Sì, prego. Ieri ho contattato l'assessorato agli enti locali e stamattina li devo risentire per vedere la disponibilità per un appuntamento per una delegazione nostra poter partecipare per avere chiarimenti. Ok, grazie consigliere. Signora Bessana, se per favore può... La lettera F. Scusate, ma io sono in ufficio e ho un po' di confusione in Non medico. si preoccupi, mio bello. L'avevo preparato, ma non lo so. È la mozione presentata dal consigliere Di Vincenti. Consigliere Di Vincenzi, possiamo leggerla? C'è il consigliere Di Vincenzi? C'è o non c'è? Forse non c'è. È No, è presente. presente. Ah. Consigliere Di Vincenzi? Presente sono, possiate leggere.
Installazione in tempi brevi del Sì. installazione in tempi brevi del palo illuminazione pubblica dismesso in via Pindemonte dinanzi il numero civico 33. In via Pindemonte dinanzi il civico 33 è stato dismesso poiché è pericolante un palo dell'illuminazione pubblica. Ciò ha lasciato al buio questo tratto di strada causando disagi alla cittadinanza. In questo modo si potrebbero verificare atti di microcriminalità ed incidenti stradali. A tal fine, il sottoscritto consigliere circoscrizionale Giuseppe De Vincenti chiede al Presidente e al Consiglio di approvare la presente mozione, con la quale si chiede agli organi comunali di competenza di adoperarsi nel più breve tempo possibile all'installazione del suddetto palo dell'illuminazione pubblica dismesso, per non creare problemi di incolumità pubblica alla cittadinanza. Ringraziandovi anticipatamente, si porgono distinti saluti. Firmato consigliere Giuseppe Di Vincenti. Prego, consigliere Di Vincenzi. E allora, signori, buongiorno. Come accade spesso nella nostra città, alcuni pali vengono dismessi perché pericolanti, però l'amministrazione dovrebbe subito, quantomeno in tempi brevi, ripristinare i pali dismessi, perché ciò provoca dei disagi alla cittadinanza. Questo è un tratto di strada, la via Pindemonte, abbastanza trafficato, sia perché accanto c'è l'ASP, perciò ci sono delle ambulanze, delle macchine di servizio che vengono da questa zona, sia per i diversi turisti che si recano alle catacombe dei Cappuccini, sia perché nelle vicinanze ci sono scuole, ci sono diverse attività commerciali. Perciò, specialmente con l'avvicinarsi dell'autunno e dell'inverno, è opportuno che l'amministrazione possa quantomeno, non dico metterne uno nuovo, ma ripristinarne uno di quelli dismessi. Ecco perché ho presentato la mozione ora, con la speranza che l'amministrazione comunale, entro la stagione dell'autunno o dell'inverno, possa ripristinarlo. Questa è una richiesta che mi hanno fatto diversi cittadini che appena hanno visto dimessi il palo subito mi hanno chiamato. Ecco perché mi sono subito questa mozione con la speranza che l'amministrazione comunale possa prenderla subito in considerazione. Grazie. Posso intervenire, Presidente? Prego, prego. Presidente, colleghi consiglieri, signori segretari, anch'io conosco la problematica inerente ai pali dismessi, ma tutto il Consiglio è abbastanza informato, è abbastanza, diciamo, interessato al ripristino degli stessi. L'amministrazione comunale nel tempo ha tagliato diversi pali per un problema di pubblica incolumità e da diversi anni questi pali non sono stati ripristinati. Perché ogni palo costa centinaia di euro, scusate, e quindi l'amministrazione si trova in difficoltà perché i pali che sono stati dismessi sono oltre 500. Diciamo in questo periodo, a scaglioni 30, 100 pali, discorrendo, così sono stati ripristinati, ma non tutti. Quindi, magari in una via sono stati ripristinati un palo soltanto, e quindi non abbiamo risolto la problematica. Quindi, ben venga la mozione presentata dal collega Di Vincenti e che sia di buon spunto, cioè che sia di spunto affinché l'amministrazione comunale incominci a fare un intervento veramente massiccio e ripristini tutti i pali dove sono stati dismessi, appunto per dare una maggiore sicurezza alla cittadinanza, sia ai pedoni che sia ai, diciamo, ai motocicli e alle autovetture. Grazie.
Vicepresidente, ora sì. Mi sentite adesso? Sì. Scusate, ma è saluta la linea. Posso? Sì, prego. Sì, grazie Vicepresidente, colleghi consiglieri. Io diciamo rispetto al consigliere Buccola, con cui concordo sulla sua riflessione, aggiungo la stessa parola detta sempre negli altri giorni, solita improvvisazione. Ora questo è un altro di quelle problematiche che l'amministrazione non affronta come un'amministrazione dovrebbe fare. Infatti io mi auguro che questo non porti a una tragedia scontata, in quanto molti tratti di strada percorse da motocicli la notte o auto sono praticamente al buio. I pedoni sono a rischio continuo e potrei fare esempi tra i vari tratti di strada della nostra circoscrizione. Quindi non capisco questo ulteriore silenzio, o dovrei pure ringraziare che su 450 pali, 500 pali circa, ne vengono installati una ventina. Quindi se dobbiamo esultare per questo, siamo alla frutta. Quindi mi auguro che si dia una svolta anche su questo, sperando che l'amministrazione risponda alle esigenze di chi oggi gli dà dignità di esistere, perché sono fin troppo educati i cittadini nei confronti dell'amministrazione. Quindi onestamente ho lo sconcerto più assoluto, vane sono le nostre richieste, dico al di là che il mio voto sarà favorevole senza ombra di dubbio sulla richiesta del consigliere De Vincenti. Quindi lascio lo sconcerto a voi per quanto ancora ad oggi dobbiamo sopportare, perché noi oltre ad essere consiglieri siamo anche cittadini, soprattutto la maggior parte della stessa circoscrizione, quindi non posso che intanto votare favore alla mozione, e sperando che qualcuno dall'altro lato si svegli. Grazie. Grazie consigliere Ruggero. Qualche altro consigliere che vuole intervenire? Sì, Presidente, posso? Presidente. Prego, prego. Prego. Posso, Presidente? Prego, prego. Sì, grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Sì, mi associo a quello che le considerazioni dei miei colleghi fatti prima del mio intervento. Come diceva bene il consigliere Ruggero, praticamente questa amministrazione manca di programmazione, perché è con la programmazione che si ottengono i risultati e non si creano dei disagi a quelli che sono i cittadini. Ma la mozione è anche a tratto un tasto abbastanza importante, una tematica abbastanza seria. Come noi, per esempio, quello della pulizia delle caritoie, come lo potrebbe essere la programmazione della potatura degli alberi, come potrebbero essere tutte le altre problematiche che affliggono in questo momento la nostra città, e dove ognuno ci sono delle carenze, delle grosse difficoltà, appunto perché non manca la programmazione. Solo con quello ripeto, si possono ottenere risultati. Io sono favorevolissimo a quella che è l'approvazione della mozione, perché ripeto, ne vale anche della comunità delle persone, perché appunto, come dicevo, qualche collega mi diceva, ci sono strade totalmente al buio, di cui magari ci sono stradine che non si riesce a vedere alla distanza di 100 metri, perché è totalmente al buio, e quindi questo è rischio e pericolo di incidenti e di altre situazioni. Quindi io non posso essere che favorevole a quello che è l'approvazione della mozione. Ho finito, Presidente. Ok, grazie consigliere Sinopoli. Posso intervenire? C'era forse il consigliere Tuzzolino che voleva intervenire. Sì, uguale, però do precedenza al consigliere Bompasso, poi Ah, intervengo, grazie. perfetto, consigliere Bonpasto, Dico, prego. io anticipo il mio voto favorevole. Dico, parliamo sempre di un'amministrazione assente che non parla mai di programmazione. Io personalmente ho fatto tante note e mozioni in merito alla mancanza dei pali di luce in alcune vie della nostra circoscrizione. Sono stato io il fondatore di qualche mozione, perché ci sono intere vie senza pali di luce, ma diciamo che il silenzio regna in questa amministrazione. Poi poco fa sentivo parlare di programmazione, ma non esiste la programmazione su tutto, né sulla luce né sullo spazzamento. Dico, mi compiaccio che qualche collega parla di programmazione,
Ai tempi ho stilato pure un verbale sullo spazzamento, c'è chi non ha voluto aderire. Ma comunque andiamo avanti. Penso che oggi questa amministrazione è un'amministrazione che non porta niente in questa città di utile e di innovativo. Parliamo che abbiamo un impianto degli anni 60, parliamo che c'è qualche paese vicino a Palermo che ha un impianto oggi anche a LED. Hanno tagliato centinaia di pali e nessuno li ha messi. Si rischia l'incolumità giornalmente dei cittadini e dei residenti. Spero tanto che questa amministrazione possa cambiare ideologie, ma non si vedono niente, non si vedono nessun risultato. Dopo l'alluvione pensavo che magari questa disgrazia scampata, perché si era detto che c'erano anche dei morti, pensavo che qualche cosa si potesse svegliare, ma invece niente. Non è successo niente, sono inerti a tutte le problematiche di questa città. Peccato perché Palermo è una bellissima città, ma veniamo criticati da tutti per come è amministrata. Grazie. Grazie consigliere, buon passo, la parola al consigliere Tuttolino. Grazie presidente. Niente, in pratica il motivo portante di questa mozione che è proprio interessante dal punto di vista dell'approvazione, e noi anticipiamo il voto favorevole, è, solleva la questione di come funziona un'amministrazione che ormai è totalmente assente. Noi siamo bravi a tagliare i 150 pali, ma non siamo efficienti a rimetterli neanche la metà, forse il 20, il 30%. E questo è un andamento che è accettato un po' da tutti, signori miei. Non è che c'è qualcuno che si alza la mattina e si mette di traverso. Siamo come un po' plagiati da questa situazione. Hanno levato i pali? Ah sì, va bene, poi li mettono chissà quando. Davanti a un'amministrazione totalmente assente, che ormai non ha più niente cosa dire ai cittadini, non ha più niente cosa garantire. Io adesso non voglio infierire più di tanto, perché veramente significa sparare sulla Croce Rossa. Non voglio ricordare quello che è successo il 15 luglio, che se per fortuna di Dio non ci è scappato il morto. Ed è successo quello che è successo, ma voi sentite parlare qualcuno che sta prendendo provvedimenti? Sentiamo parlare del collettore sudorientale, se si devono fare interventi? Niente, tutto è lasciato così allo sbando. Facciamo quattro alberi, potiamo quattro aiole, rinfreschiamo qualche giardinetto, e questo è l'andamento di questa amministrazione. Attenzione, noi 2 anni fa abbiamo assistito al Parco Cassalà, al Villa Forni, in pompa magna tutta l'amministrazione comunale, con tutti i suoi assessori e con tutti i dirigenti della partecipata, i quali ci chiedevano cosa occorre fare nella circoscrizione, cosa serve, e noi gli abbiamo scritto un papello di cose. Di questo papello di cose, inclusi i pali, io stesso poi alla fine del mio intervento ho dichiarato: ma noi che li vogliamo fatti tutti? Fateci il 50% di quello che chiediamo voi. Il sindaco era venuto in pompa magna con tutti i suoi fedelissimi, perché nella sua campagna elettorale aveva sbandierata ai 420 che le periferie sarebbero state sostenute e curate come si deve. Un'enorme bugia, un'enorme e continua presa in giro. Ma dico, veramente non bisogna più farsi meraviglia di questo, perché è come sparare sulla Croce Rossa. Il sindaco poverino è ultimo in classifica. Questi sono i dati che parlano. Ma noi mica possiamo stare per i prossimi 2 anni, presidente e colleghi, così? Ma noi che dobbiamo stare altri 2 anni a subire questa inerzia, questa scarsezza, questa inadeguatezza di questa amministrazione? Ragazzi, noi non sentiamo parlare più di Parco Cassarà. Che fine ha fatto là? Che fine ha fatto il bando per l'assegnazione alla ditta per fare i carotari? Ma dov'è? Ma nessuno che risponde, nessuno che parla. Abbiamo in piedi la questione del decentramento e non sappiamo che fine stiamo facendo. Deve essere il consigliere Ruggero ad andarsi a occupare, di parlare con la dottoressa Rizza per sapere se noi... Ma queste sono prassi che vanno avanti da sé. Per il bene pubblico, per l'interesse dei cittadini, non è che ci fanno una cortesia a noi, o noi dobbiamo sollecitare le cose che si devono fare.
Il consigliere, il buon pastore parla di programmazione. Non esiste la programmazione in questa città. Il direttore generale del RAP ha affermato alle mie parole che avevo ragione, che non si può andare avanti senza una programmazione. Un'azienda come la RAP non ha una programmazione. Ma stiamo scherzando? Ma in quale città viviamo? Ma da chi siamo amministrati? Che non possiamo mettere un palo della luce? Ci deve essere il consigliere di circoscrizione che fa il suo sacrosanto dovere, Presidente e colleghi. Noi facciamo il nostro sacrosanto dovere di sollevare i problemi. E quello del palo della via Pindemonte è una situazione che si ripete nei quartieri e che noi, per nostro dovere, per nostra solerzia, per nostra passione, per nostra onestà, solleviamo per dire: guardate che può succedere qualcosa di grave. Noi non citiamo il sottopasso del 15 luglio via della Vince per incidere, per mettere il dito nella piaga. Solleviamo il problema perché se ci scappava il morto sarebbe stato un guaio terribile. Non voglio andare lontano. Io mi auguro che lo mettano al più presto questo palo che dia la possibilità di dare ancora un po' di luminosità alla strada, perché non lo sappiamo che può succedere. Microcriminalità, rapine, furti alla gente, agli anziani, scarsa illuminazione per gli automobilisti, per il traffico, la possibilità di avere un po' di luce alla gente che si ritira dopo lavoro a casa. Siamo in estate. Siamo in estate, presente. In inverno non lo so, una via come la via Pindemonte senza neanche una lampada accesa. Questa è la realtà che viviamo. La realtà che viviamo è questa ed è drammatica. È drammatica. Questa va detta e sbandierata ai quattro venti. Ora noi dobbiamo riprendere perché dobbiamo dare risposta ai nostri cittadini, presidente della circoscrizione. Noi dobbiamo riprendere. La nota in cui abbiamo chiesto gli interventi urgenti che si devono fare nella nostra circoscrizione e lo diciamo, guardate che noi l'abbiamo sollevato il problema, è il sindaco e la sua amministrazione che non le sanno portare avanti, perché poi le responsabilità cadono su tutti, come cadono sugli amministratori centrali, gli assessori, i dirigenti, eccetera, poi per ricaduta vanno a finire a noi, ma siccome noi lavoriamo onestamente, sappiamo come affrontiamo le cose. E abbiamo anche testimonianze di quello che facciamo. Per fortuna abbiamo documenti che parlano. Questo, Presidente, io mi scuso se mi sono dilungato, però le riflessioni sono queste. Quando presentiamo una mozione, Presidente, le riflessioni sono queste, che siamo davanti a una città che non sa affrontare la possibilità di canciare un palo. Ma perché non se ne vanno? Ormai abbiamo capito che non hanno più niente da dire a questa città. Il sindaco non c'è più. Bene, non ci possiamo trascinare 2 anni di inerzia e la città sta morendo. Non, questo non è più possibile, non è più procrastinabile, non è più accettabile. Presidente, la mozione, certo che la approviamo. Io do il voto favorevole alla mia mozione. Grazie. Grazie consigliere Tostolino. Altri interventi da parte dei consiglieri? Signor Vicepresidente, posso Prego, prendere ti la chiamo. parola? No, niente. Allora, a me mi trova, voterò favorevolmente alla mozione presentata dal consigliere Di Vincenti. È una mozione abbastanza intelligente, anche se, come noi sappiamo benissimo, il grosso problema della nostra circoscrizione. È una cosa vergognosa. Siamo nel 2020 e noi, specialmente alla quarta circoscrizione, abbiamo mezzo quartiere al buio. Io colgo l'occasione anche per informare i miei colleghi consiglieri se magari possiamo chiedere ufficialmente un incontro con il vice o col presidente o con il vicepresidente dell'AMG, perché noi dall'AMG aspettiamo delle risposte. Principalmente anche i cittadini aspettano delle risposte. Quindi noi abbiamo dei quartieri come il quartiere Villa Tasca che è al buio, il quartiere della Via Pagano è al buio, il quartiere del villaggio di Santa Rosalia è al buio, il quartiere di Via Paruta, Via Santicelli e parte del Corso Calatafimme è al buio. Quindi noi vogliamo sapere i tempi tecnici della riparazione di questi guasti, dice che sono guasti le cabine,
Un colpo dicono che sono queste le cabine, un colpo dicono che mancano le lampade da 250 watt miscelate, dopo mancano quelle da 400 watt miscelate, quindi ogni giorno l'AMG ha dei problemi. Dopo, per quanto riguarda i pali dismessi, se non ricordo male, mi ricordo che l'amministrazione ha stanziato 80.000 euro, 100.000 euro per il primo intervento da effettuare. Quindi alcuni pali nella zona, mi pare di via Michele Titone, via Domenico Russo, in via Tasselli, mi pare che una ventina di pali sono stati messi. Dopo, parlando anche con l'assessore D'Agostino, prima delle sue dimissioni, aveva detto che il comune di Palermo già aveva stanziato i fondi, quindi già i fondi ci sono per ripristinare altri pali dismessi. Mi pare che è una cifra quasi vicino ai 200.000 euro. Quindi per questo io chiedo di avere un incontro con il presidente o il vicepresidente dell'AMG, così ci delucida su questi fondi che io so che ci sono e i tempi tecnici per il ripristino di alcuni pali. Magari non penso che con 200.000 euro riescono a mettere quasi 500 pali mancanti. Però almeno diamo delle risposte ai cittadini. Cioè, con questi 200.000 euro possiamo reinstallare un altro 100 pali, 150 pali. E allora, avendo già un punto di riferimento, dopo noi ci possiamo sedere, facciamo una programmazione noi e la suggeriamo all'AMG e mettiamo magari tutte le varie zone, magari quelle che necessitano. Quelli che necessitano di più urgente di farle risanare. Per esempio, c'è nella zona del quartiere Medaglie d'Oro, c'è la zona della via Villaggio di Santa Rosalia, che purtroppo conosciamo abbastanza bene queste zone. Purtroppo c'è molta microcriminalità, quindi le persone hanno paura a uscire la sera. Le persone ogni notte, molto spesso, mi dicono i cittadini che hanno subito dei furti alle proprie autovetture, alle proprie abitazioni, quindi sono al buio, quindi giornalmente diciamo, vivono vuol dire, con queste paure. E quindi noi, come consiglieri, come parte istituzionale, dobbiamo assicurare la sicurezza dei cittadini. E non dico pure i piccoli incidenti che capitano in una zona, oltre diciamo, i malavitosi che ne fanno la padrone, anche i cittadini possono incorrere, per come noi sappiamo benissimo che un marciapiede buono non c'è nel nostro quartiere, quindi che i pedoni vanno incontro a degli infortuni, vanno anche incontro a degli infortuni perché gli incivili che vanno a passeggiare i cani, ci fanno fare i propri bisogni sul marciapiede, quindi uno può andare a mettere il piede in. Quindi sono tante le situazioni per aiutare e mettere in sicurezza i cittadini. Quindi io voterò favorevolmente, però chiedo anche a questo consiglio magari di fare un documento comune e chiedere urgentemente la presenza del presidente o del vicepresidente dell'OMC, così ci mette in chiaro la situazione del nostro quartiere. Ho finito l'intervento, presidente. Grazie, consigliere Lupo. Sì. Signor Vicepresidente, non si sente la sua voce. Mi sentite? Sì, ora sì. Ah,
Scusate, ma c'ho problemi di linea. Dico, grazie al consigliere Lupo. Dico, se ci sono altri interventi da parte degli altri consiglieri, se no faccio il mio intervento di chiusura e andiamo a votazione. Non ci sono altri interventi? Allora io dichiaro anch'io di essere d'accordo all'approvazione della mozione, sperando che il comune, ambito che è un po' carente, comincia. Come giustamente dicevano i consiglieri precedentemente, e possa dare delle risposte ai cittadini, visto che ormai questi pali, essendo vetusti e antichi, obsoleti molti, perché hanno pure difficoltà a trovare i pezzi di ricambio, possono essere sostituiti e poter dare delle risposte ai cittadini. Quindi sono d'accordo all'approvazione della mozione. E andiamo alla votazione per appello nominale. Prego, signor Besson. Mi sentite? Sì, io ti Io sì. sento. Presidente Mi Moncada. sentite? Ah, ok, grazie, signor Besson. Consigliere Buccola, consigliere Favorevole. Bompasso, consigliere Dentici, consigliere Di Vincenti, Favorevole. consigliere Lupo, consigliere Ruggero, Favorevole. consigliere Schiera. Favorevole. Consigliere Sinopoli, Favorevole. consigliere Tuzzolino, Favorevole. presente votanti 8, votano a favore Quindi la mozione è approvata all'unanimità dei presenti. Allora, procediamo eventualmente alla comunicazione. Se non ci sono comunicazioni, chiudiamo la seduta per organizzare l'ordine del giorno del mese di agosto. Quindi se qualche consigliere ha delle comunicazioni. Prego. Posso, Presidente? Sì, grazie, Presidente. Rimaniamo in tema illuminazione. Io ieri, come avevo detto al Presidente, che qualche giorno fa avevo mandato un'email per quanto riguarda le problematiche, poco fa ne parlava il Consigliere Lupo, in merito c'è cioè mezzo quartiere, ci sono un paio di quartieri totalmente al buio da settimane. Come il Presidente aveva detto, lui al giorno 15 anche lui aveva mandato un'email. Io ieri, quando abbiamo chiuso la seduta, ho ricevuto l'email da parte del presidente dell'MG. Se lei mi consente, potevo leggere questa email in modo tale da fare chiarezza su quelli che sono i dati ufficiali fino a ieri. Se lei mi lo consente, presidente. Prego, consigliere. Allora, informiamo che il disservizio segnalato è legato a un doppio guasto sui circuiti che alimentano gli impianti di illuminazione della zona indicata e comunque compresa tra le vie Calatafimi, Fiove, Polsen, Terranova, Leni Mancuso, ad un guasto persistente su uno dei due circuiti di alimentazione degli impianti, determinato da un problema di ingente entità ad un trasformatore della cabina pubblica di illuminazione, si è aggiunto un disservizio anche sul secondo circuito, causando dal violento nubifragio della scorsa settimana. È in corso l'intervento di riparazione di questo circuito, mentre si è avviata la procedura per la riattivazione del trasformatore guasto che è stato inviato alla ditta per il ripristino. Quindi questa è, diciamo, l'email che ieri ho ricevuto da parte del presidente Butera, dove sostanzialmente dice che una parte, per come c'è scritto, dovrebbe essere a giorni riparata. Dall'altro si aspetta un componente del trasformatore per riaccendere il tutto. Solo questo, Presidente, grazie. Dopo, signor Presidente, posso intervenire? Pronto?
Sì, signor Presidente. Sentiamo, Sì, prego, consigliere. Mi scuso, non Allora, so cosa dire. va bene. Allora, signor Vicepresidente, io fino a ieri ho ricevuto l'ennesima lamentela di alcuni disabili della zona di Borgo Molano. Io, se ben vi ricordate, oltre di aver presentato una mozione per la raccolta differenziale domiciliare alle persone che hanno, ai cittadini che hanno patologie gravi e sono disabili. Allora, io ieri per l'ennesima volta diciamo, sono stato richiamato dai cittadini perché ancora su quella mia mozione nulla è stato fatto. Io su questa cosa avevo anche fatto richiesta personalmente sia al presidente Norata, sia al direttore generale e anche al responsabile della raccolta differenziata. Dell'ultima notizia avuta dal direttore generale mi era stato detto che c'erano per la quarta circoscrizione dei progetti. Quindi io non so che cosa dire ai cittadini, perché so, mi ha assicurato il direttore generale che c'erano dei progetti che dovevano partire, però quanto? Perché queste persone sono esasperate, non hanno la forza materiale, perché sono vecchiette, hanno i loro problemi di salute, quindi non possono percorrere un chilometro di strada a piedi, fra andata e ritorno, per andare a gettare la differenziata a Piazza Borgo Molare. Quindi io chiedo a tutto il Consiglio se magari possiamo questo Consiglio ha lottato sempre contro, per aiutare i più deboli, per abbattere le barriere architettoniche, perché per me questa è come se fosse una barriera architettonica, perché comprende i disabili e le persone che hanno gravi patologie. Quindi io non so a che santo rivolgermi, perché poverini mi piangono, perché queste persone non hanno, dice, che cosa dobbiamo fare? Non abbiamo la forza. Allora che fa? Se la buttiamo in mezzo alla strada, dopo diventiamo persone incivili. E appunto, noi abbiamo un'amministrazione insensibile ai problemi seri che hanno i cittadini. Volevo soltanto comunicare questo per portarvi di nuovo a conoscenza, perché io puntualmente mi chiamano i cittadini e non so più che cosa dire. Io di più quello che ho fatto e di più di quello che noi abbiamo fatto, perché anche voi avete dato una spinta per accelerare questo iter. Quindi non so più a che santo rivolgermi. Speriamo che al più presto la TAP, ora alcuni servizi sono stati tolti, quindi avrà più forza lavoro. Può darsi che si convincono magari a fare partire su servizi. Soltanto questo mi era doveroso dirlo e pubblicare la mia amarezza. Ho finito Ok, l'intervento. grazie. Grazie consigliere Lu. Altre comunicazioni? Quindi, se non ci sono altre comunicazioni, chiudiamo la seduta per organizzare i lavori del mese di... Quindi invito i consiglieri a rimanere in linea per organizzare i lavori del mese di agosto e chiedo alla signora Bassone di bloccare la registrazione. Grazie. Presidente, io vado come prenotato.